Abbiamo parlato un giorno, mi pare, dell'Istituto dei Preti che si chiama ISA, Istituto Alto Adige, e della Banca di Trento e Bolzano, dove il clero, la curia meglio, è partecipe nelle azioni. Abbiamo parlato che a noi laici questo sistema non ci piace. Però giorni fa, con il professor Parisi ci siamo incontrati e ci è capitato di parlare di alcuni supporti che la Chiesa attualmente dà a delle persone che non hanno da mangiare. E allora ci siamo domandati, ma è giusto che noi mettiamo solamente in negativo, sempre, costantemente, questa amministrazione della Chiesa, o è opportuno anche mettere sul tappeto le cose che sono state fatte in positivo dalla Chiesa? E allora ci siamo fatti un'autocritica e abbiamo convenuto che le scuole materne non ci sarebbero se non ci fossero stati i preti. Abbiamo convenuto che i ricoveri, questo era il termine di un tempo, le attuali case di riposo non ci sarebbero se non ci fossero stati i preti. Che le casse rurali e alcune banche, alcuni sistemi di supporto alla povera gente non ci sarebbero stati se non ci fossero stati i preti. Questo è vero. E difatti, allora, facendo un salto nel passato, abbiamo dovuto constatare che effettivamente questo è avvenuto. E allora chiediamo scusa se qualche volta siamo stati un po' impietosi, se qualche volta siamo stati forse anche cattivi. Però bisogna pensare che i tempi sono cambiati e le nostre critiche sono dovute ai cambiamenti che ci sono stati. Allora, i cambiamenti ci sono stati, però alcune cose dei preti bisogna che metterle in evidenza. Per esempio, una droga. Ditemi che cosa ha fatto lo Stato per i drogati. Nulla. Zero, via zero, zero. Se voi considerate tutti i centri di riabilitazione, di sussidio a tutte le persone sono venute dai vari sacerdoti. L'unico, mi pare, che faccia eccezione è quello di Rimini. Se uno oggi ha fame, diciamo che Parisi, Tamanini e Galas non hanno da mangiare oggi, dove vanno? Dai frati, vanno a San Martino. Dove vanno? Vanno a Roveretto. Vanno dei frati di Roveretto, vanno a Malé, chi è nelle grandi città? È forse lo Stato che dà da mangiare alla gente che non ce l'ha, se non il clero, se non frati e preti? Bisogna che ci facciamo tutti un'autocritica, perché abbiamo la tendenza a mettere in evidenza solamente le cose che non vanno. E forse in questo mi devo forse anche autocriticare, perché sono molto di più le persone oneste, le persone per bene, i preti per bene, che in fondo aiutano e sacrificano la loro vita per dare vita agli altri. Ci sono delle cose che non ci piacciono, le abbiamo elencate, le guardie svizzere, i cardinali con le cappelle rosse, e i gendarmi. Sono cose che la curia a Trento, mi viene i fumi quando penso che deve affittare appartamenti, che fa causa uno magari perché non la paga l'affitto, eccetera, eccetera, eccetera. Però dobbiamo mettere in evidenza che tutte quelle strutture assistenziali che ci sono oggi, in passato hanno un nome: Chiesa, preti e frati.